Fondamentale nutrimento per la nostra società. Il ripristino delle risorse sottratte a tali settori è dunque uno dei primi e imprescindibili provvedimenti che un governo responsabile e lungimirante dovrà adottare per dare un concreto segnale di un reale cambiamento. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Tofalo, a 2 minuti. Grazie Presidente. Gentile colleghi e colleghe, oggi condividiamo le paure dei cittadini in strada che pretendono risposte immediate per combattere un momento di così grave crisi sociale, economica e morale. Oggi dobbiamo fare i conti con una nuova ondata di violenza che passa da una crescita esponenziale della microcriminalità nelle nostre città e culmina in gesti di estrema pericolosità. E come rispondiamo noi? Come affrontiamo queste tensioni? Come aiutiamo la nostra comunità? Semplice. Teniamo bloccate le commissioni, utilizzando l'unica di esse ad oggi realmente operativa come valvola di sfogo per urgenze di palazzo. Siamo anche capaci di perdere tempo per la costituzione di gruppi parlamentari di soli 9 elementi, come Fratelli d'Italia, che hanno prima elemosinato favori istituzionali in nome della democrazia, per poi dichiarare, subito dopo, di essere opposizione al padrone che l'ha fatti eleggere. SEL, dopo aver consentito al PD di prendere la maggioranza ed aver bypassato lo sbarramento, oggi divento opposizione e spero non giochi una partita ambigua che va dalle parole forti di un leader alla ricerca del cambiamento spero reale, all'opposizione comoda in linea con il progetto di restaurazione in atto delle istituzioni. Poi c'è la Lega, che senza provare alcuna vergogna si reinventa vantando una nuova ed immacolata virginità, dichiarandosi opposizione dello stesso piazzista che la tiene in vita. Presidente Letta, non trasformiamo questa legislatura transitoria in una guerra santa fatta di alchimie politiche e giochi di prestigio. Dedichiamoci immediatamente al nostro ruolo supremo, legiferare. Ci aspettiamo che in ossequio alla legge le nomine al Copasir e alle commissioni relative alla vigilanza RAI siano attribuite all'unica vera opposizione, quella del Movimento 5 Stelle, e non a forze politiche di opposizione last minute. Spero che queste richieste non rimangano inevase e siano soltanto il punto di partenza per operare, pur nelle nostre diversità, in un contesto politico che garantisca la legalità e la trasparenza. Grazie. Grazie. Ora abbiamo un intervento a titolo personale. È scritta a parlare la deputata Locatelli, ha 1 minuto. Grazie signora Presidente. Caro Presidente del Consiglio, confermando il voto di fiducia della componente socialista del gruppo misto, voglio dirle con schiettezza che questo non è esattamente il governo che avrei voluto. Mi riferisco al numero di uomini e di donne che ne fanno parte. Ho sperato nella parità numerica, che non c'è. Le competenze femminili invece ci sono e sono tutte di valore e ne sono felice. Le do atto che il suo è il governo con il maggior numero di donne della storia italiana, ma non è storia gloriosa quanto a presenza femminile nelle istituzioni. Al contrario. Ma certamente questo è un buon passo nella direzione giusta, ma è una direzione. Ho il senso della realtà, ma non rinuncio alla speranza paritaria. Riconosco anche che lei ha rispettato il livello di massa critica necessario, pari ad 1/3, perché la voce di una parte, in questo caso le donne, sia sentita. Ed è un insegnamento questo che ho ricevuto dalla norvegese Gro Brundtland, la prima donna premier in Europa, che a tutte noi donne dell'Europa del Sud diceva: sì, ci vogliono le quote, ma se andate sotto la soglia critica di 1/3, la vostra voce sarà troppo flebile e quindi non ascoltata.